Arriva come un fulmine a ciel sereno la notizia dell'intervento a cuore aperto subito da Enrica Bonaccorti. Altri due mesi e sarei morta, ha raccontato in un lungo post la conduttrice, oggi reduce da un dramma per fortuna finito bene. Con la sua proverbiale garbatezza ha confidato al suo pubblico la triste disavventura cominciata i primi giorni di luglio. I miei sintomi erano solo una grande stanchezza e davvero poco fiato che io imputavo ad un po' di depressione e all'età. Poi però, spiega Enrica, sopraggiunge una spia apparentemente innocua. Un giorno comincia ad avere un prurito terribile, tutto il corpo diventa rosso fuoco. Si convince così a sondare la natura di quei sintomi. Scopre un calcolo al rene, ma dopo ulteriori approfonditi esami emerge una situazione molto più preoccupante. Tutte le sue arterie risultano ostruite. La Bonaccorti viene operata d'urgenza. 8 ore di intervento a cuore aperto, servono 4 bypass e le vene delle gambe per ricostruire un percorso alternativo per il sangue. Mi hanno detto che ho avuto una grande fortuna, una scoperta accidentale che mi ha salvato la vita, scrive la conduttrice oggi che il peggio è passato, e lo fa non solo per ringraziare le persone meravigliose che si sono prese cura di lei, ma anche e soprattutto per sottolineare l'importanza della prevenzione. Fate tesoro della mia esperienza e controllatevi quanto più potete, si raccomanda ai suoi followers. Tanti e immediati i messaggi di solidarietà da parte di amici, colleghi e sconosciuti. Del resto Enrica è da sempre un volto e una presenza televisiva amatissima, grazie alla sua gentilezza, cultura ed eleganza. E anche in questa drammatica vicenda si è dimostrata diretta e generosa, perché ha scelto di parlare liberamente di quanto accaduto e lo ha fatto con coraggio, proprio per infondere forza e speranza a chi sta attraversando un momento delicato, proprio per rompere quel muro di silenzio che spesso si innalza tra chi è malato e ciò che gli ruota intorno.